Amici di Zona Calcio, bentrovati e benvenuti a questo secondo appuntamento della settimana, anche questa sera per parlare ovviamente di calcio. Parliamo di attività di base, come allenare in questa fascia di età, quindi un argomento molto interessante e importante che abbiamo già dibattuto martedì scorso. Per chi ci ha seguito, abbiamo parlato con Gaia Missaglia, abbiamo parlato con Francesca Gargiulo. È stata una trasmissione una diretta molto interessante, ben articolata e sviscerata. Questa sera lo faremo, anziché con il calcio femminile, con il calcio maschile. È chiaro che ci sono delle dinamiche completamente diverse, delle logiche completamente diverse, e quindi abbiamo già degli amici che si collegano. Grande mister Mattia, ciao Fabio, salutalo pure Mattia. Quindi ha anticipato le presentazioni. Lo Subito. faremo. Lo faremo, lo farò insieme innanzitutto con degli amici, dei carissimi amici che vado a presentare, con Mattia Sermonico che lavora nell'attività di base a Udine. Ciao Mattia, poi lo facciamo con Fabrizio Curreri, anche lui istruttore dell'attività di base alla Pro Patria. Ciao Fabrizio. Ciao Orfela. Lo facciamo anche con Gianni Serrati, altro carissimo amico nonché collega e collaboratore, perché insieme lavoriamo a Legnano. Io sono responsabile del settore giovanile, lui è il direttore tecnico e allena anche una categoria importante che è quella dei 2005, è una categoria regionale e così via. Allora, intanto, uno alla volta, proprio per rompere gli indugi. Intanto vedo che ci scrive gente, possiamo passare punto a punto chi ci saluta, chi vi saluta, approfittatene per salutarli, anzi dite loro di fare delle domande, chi vi conosce, chi non vi conosce, è un'opportunità, secondo me, per entrare davvero nel merito della metodologia, del modo di fare calcio in questa fascia di età. Quindi qualsiasi tipo di curiosità, non esitate, fate delle domande. E i nostri relatori ospiti vi risponderanno. Intanto faccio la domanda quella più banale, però ci dedichiamo veramente poco perché già questi argomenti prettamente legati a questa situazione surreale, irreale che stiamo vivendo, già la viviamo tutto il giorno sui media, sui giornali, sui telegiornali. E quindi magari prendiamoci adesso questo momento anche per staccare un po', per divagare. Ma come state vivendo questa situazione? Partirei da così come siete inquadrati. Quindi vado da Gianni. Gianni, come la stai vivendo tu questo momento particolare? Anche a parte dal punto di vista personale, anche strettamente legato alla nostra attività di fare calcio, quanto ti manca e che cosa ti manca di più, Gianni? Beh, sicuramente per quello che è il mio spirito sportivo, sta cosa mi mette in difficoltà, no? Perché è vero che, come abbiamo sentito anche prima di iniziare la trasmissione da Mattia e Fabrizio, stanno facendo tutti i mister, immagino, di dare qualche programma ai nostri ragazzi, alle nostre squadre, per poter essere comunque, nel caso in cui si debba riprendere, in una condizione discreta. Però io per esperienza, da tanto tempo, non credo tanto in queste cose a distanza, no? Poi magari i colleghi mi confermeranno la sensazione. A me manca tantissimo il rapporto diretto con i ragazzi, il lavoro sul campo, quindi aspetto ansioso di poterci tornare sul campo. Bene, Mattia. Sì, intanto buonasera a tutti quelli che sono collegati. Mi allaccio al discorso di Gianni. Effettivamente il lavoro, cioè, o meglio, l'empatia che possiamo trasmettere e avere con le nostre squadre, con i nostri ragazzini, è chiaramente limitata. Manca il campo, manca tutto. Manca il fatto di preparare le sedute, manca il fatto di accogliere i ragazzi, mancano, strano a dirsi, ma è vero, mancano le riunioni con i miei colleghi, no? Quindi dico così perché
sono riunioni fatte dopo allenamento, la sera, con costanza, no? Per cui sono molto molto interessanti e anche insomma faticose, no? Manca tutto veramente, speriamo di ritornare. Prima parlavamo con Fabrizio, no? Speriamo di fare qualche torneo, no, Fabrizio? Però purtroppo la vedo un po' lontana, speriamo si risolva, soprattutto per i bambini, perché a casa, poveri, immagino non riescano a stare. Prima di sentire Fabrizio, mi fa piacere, si è collegato e ci sta seguendo Gaia Missaglia. Come dicevo prima, abbiamo fatto una trasmissione parlando sempre di attività di base e martedì, una trasmissione bellissima, mi è piaciuta tanto, quindi saluto Gaia, e tra l'altro amica anche di Fabrizio, insomma di famiglia, giusto Fabrizio? Guarda che ci ha scritto Gaia. Ciao Gaia. Ma anche c'è un amico anche evidentemente di Mattia che ti saluta. Sì, sì, ciao Gabri. Un bene, mister, Fabrizio, anche lui. Come sta vivendo questo momento, Fabrizio? Cioè, malissimo, naturalmente, perché anche a me, come hanno già detto anche loro, manca tantissimo il campo. Anche se inizio stagione volevo fare l'anno sabbatico, e invece poi ho avuto l'opportunità da parte della Pro Patria di poter allenare un bellissimo campionato Under 13, e quindi ho colto l'occasione, diciamo. Con i ragazzi sto cercando di interagire via WhatsApp, facendogli fare dei giochini, delle gare, dandogli dei premi, borracce e altre cose, ma vedo che anche loro scalpitano per entrare in campo, però è dura. Bene, intanto Gianni c'è un, eccolo qua che te lo giro, Bellani, ci dice ciao ragazzi, mister Gianni, ho conosciuto tanti mister, fiumi di parole, invece lui top, come mister competente e umile, grande passione. Beh, insomma, Gianni, rispondi tu, se non hai umiltà, se non hai tanta passione con la competenza, non si può fare le cose nella giusta maniera. Che dici, Gianni? Beh, io ti dico, porto sul campo, ormai sono 20 anni, no, che faccio questa cosa, e per ritagliarmi il tempo e poterla coniugare con il lavoro di tutti i giorni, non ti dico quante cose ho dovuto inventarmi, no? Quindi partendo da lì, ogni volta che io arrivo al campo ho l'entusiasmo di doverlo fare, il piacere di trovare un gruppo di ragazzi che si fa allenare da me, e cerco con passione di trasmettere il meglio di quello che sono le mie conoscenze, le mie esperienze, cercando poi di ottenere attraverso anche la loro disponibilità un buon risultato sportivo, no? Però ti assicuro che è stato sempre un po' il mio, come dire, il mio modo di approcciare. Quando arrivo al campo sono felice di arrivarci, no? Quindi poi magari, come capiterà poi i mister che sono con noi questa sera, ci aiuteranno anche a confermare o a raccontare le loro esperienze, no? Però immagino che sia così per tutti loro, no? Noi andiamo lì non solo per esprimere quello che sappiamo, ma per avere il rapporto diretto con i ragazzi e vederli crescere, no? Quindi certo, il piacere certo maggiore è poterlo fare ogni volta, sempre con lo stesso impegno e lo stesso entusiasmo. Certo, adesso cerchiamo di entrare un po' nel merito del tema, del dibattito, e lo aprirei così. Allora, Gianni, quest'anno oltre che ad allenare la sua squadra, fa il direttore tecnico insieme a Legnano, all'Accademia Legnano. Insieme abbiamo promosso, stiamo sviluppando, anche con dei buoni risultati, un protocollo tecnico di metodologia in generale, sviluppato per non sviluppato, redatto per le diverse attività, quindi attività agonistica, attività di base e quant'altro. La cosa sta premiando, sta interessando molto i nostri istruttori. Chiedo a voi, e parto da Mattia, anche voi state lavorando, immagino, seguendo un protocollo, delle linee guida,
escludo che andiate ognuno con la propria, come dire, con la propria preparazione, cioè lo sviluppo del progetto lo fate seguendo un protocollo o ognuno fa il suo? Allora, sicuramente le linee guida della società sono di primaria importanza. La società è sempre stata molto, diciamo così, capace di farci esprimere, nel senso che le riunioni che facciamo assieme sono sicuramente formative per noi, quelle che appunto vengono stilate sono le linee guida da seguire, ma le esercitazioni, lo specifico obiettivo tecnico piuttosto che la programmazione annuale la condividiamo noi assieme al nostro direttore tecnico e c'è libera scelta da parte nostra sul come perseguire gli obiettivi che sono stati poi condivisi con la società. Il nostro, o meglio, il modo, diciamo, un po' per poter programmare le attività, diciamo che io personalmente parto da quelli che sono i principi un po', no, del gioco. E quindi dai vari principi di gioco che vanno sicuramente conosciuti attraverso il metodo cerco poi di trasmetterli insomma ai miei bambini cercando di sviluppare partendo dal principio di gioco le loro capacità e cercando di essere un veicolo per farli migliorare, che alla fine è l'unico obiettivo penso di tutti i settori giovani. Certo, Fabrizio, adesso giro a te la stessa domanda, cioè tu quando sei arrivato a dicembre alla Propatria e hai preso in mano questa squadra, la stai accompagnando, immagino seguendo degli obiettivi, sono obiettivi che tu hai stabilito sulla scorta delle informazioni che gli stessi ti hanno dato nei primi allenamenti o segui un progetto societario? Naturalmente, appena arrivato in Propatria, il mio primo colloquio è stato col mio direttore caccia Domenico, che chiaramente mi ha detto quali erano le intenzioni della società con questa squadra. Poi le metodologie di allenamento o come volevo raggiungere gli obiettivi loro, che non sono sicuramente vincere, ma la crescita del gruppo e formare, unire un gruppo che secondo loro era un po' sfaldato, diciamo, tra di loro. E il mio obiettivo d'allenamento non ho avuto nessuna imposizione da parte della società, mi hanno detto fai tu, però chiaramente seguendo il loro volere, chiaramente, però gli allenamenti, tutto ciò che riguarda la preparazione sul campo e tutto ciò che riguarda niente, assolutamente. Certo. Gianni, allora entriamo proprio in quella che è, prendendo lo spunto da quanto abbiamo sviluppato, promosso noi nell'attività di base, presenta un po' quello che dovrebbe essere a grandi linee, ma anche in maniera molto sintetica, sennò poi la gente un po' si stufa, insomma, di seguirci, cioè molto sinteticamente nell'attività di base che cosa dobbiamo allenare, quali sono, come dire, le attività primarie dal punto di vista tecnico, dal punto di vista delle condizioni, come dire, coordinative motorie, dove dobbiamo andare a toccare, quanto, come, in percentuale, poi ci confrontiamo con Fabrizio e con Mattia. Allora, sicuramente all'interno dell'attività di base ci sono delle fasce ben distinte per età e quindi con un'organizzazione, una sequenza operativa del lavoro sul campo che chiaramente si differenzia. Parliamo dei più piccoli, nei 2010-2011 le attività che noi abbiamo impostato tracciando una sequenza operativa delle linee guida che poi gli allenatori sviluppano anche
con il mio supporto, se è il caso di approfondire e migliorare appunto l'approccio e il contenuto, è quella di sviluppare ad inizio allenamento una parte che noi consideriamo ludica, ma che ha come finalità quella di creare nel piccolino una capacità motoria che mai come in questi ultimi anni con i nostri, io ho anche tre figli, quindi ho delle esperienze dirette, viene a mancare, no? Perché i nostri figli si divertono in modo differente rispetto a quello che era il divertimento puro della nostra generazione, e quindi tutta la parte di abilità motoria la devi costruire. E come costruirla nei piccolini? Chiaramente non può essere da subito un allenamento specifico. Noi abbiamo pensato a una prima parte di allenamento con attività motorie attraverso dei giochi, no? Quindi la parte ludica va a inserire un'attività che ha come finalità calcistica l'aspetto motorio. Dopodiché c'è una parte di tecnica analitica, quindi abbiamo suddiviso l'allenamento in una sequenza operativa fatta di quattro tempi diversi, quindi la seconda fase inizia ad essere già più tecnica, una tecnica analitica. Sviluppiamo nella terza fase la tecnica applicata, quindi ci sono situazioni che vengono ricreate scomponendo le azioni tipiche di gioco, facendole diventare degli esercizi tecnici, quindi quella per noi è tecnica applicata, fino poi ad arrivare a quello che tutti i piccolini si aspettano, ma è così anche per le squadre adulte, ad arrivare al riassunto finale dell'attività dell'allenamento con una partita che nel nostro modo di intendere anche la partita finale deve avere i contenuti che abbiamo preparato nell'allenamento precedente e deve essere sì libera nell'interpretazione, nello sviluppo, perché se parliamo dei piccolini deve essere forzatamente così, ma in alcuni casi guidata per creare anche lì già una base di posizione in campo, di ordine con i principi che sono quelli tipici dell'attività dello sport che si svolge. Dopodiché ci sono le categorie, diciamo, dove il calcio inizia ad essere più evoluto, parlo delle categorie 2009-2008, dove lì si possono già affrontare, pur tenendo questa sequenza di base operativa che ti dicevo, affrontare delle esercitazioni che diventano sempre più specifiche, tipiche dello sviluppo calcistico. Quindi partiamo da una parte di tecnica applicata sempre sullo sviluppo della scomposizione delle azioni di gioco, fino ad arrivare anche a delle partite con dei contenuti anche tattici, dove la squadra deve ritrovarsi dentro lo spazio e riconoscere i movimenti coordinati tra i componenti della squadra, fino poi a sviluppare anche tutta la parte di tecnica analitica, che è la base su cui sviluppare le abilità del calciatore. Quindi diciamo la sequenza operativa rimane una guida per i nostri tecnici e rimane anche una traccia che viene riconosciuta in tutto il settore di attività di base, indipendentemente dal mister che nell'occasione sta allenando il proprio gruppo. Quindi l'intenzione è anche quella di creare un'intercambiabilità tra mister, che deve essere una risorsa importante per la società, e per i mister stessi uno scambio di esperienze, collaborando anche tra di loro. Quindi se il sistema funziona ed è riconosciuto a tutti noi, ci permette di essere d'aiuto ai nostri colleghi, perché io ritengo un'altra cosa importante quella di lavorare sui nostri gruppi almeno con una coppia di mister, perché il lavoro di un solo mister diventa complicato, no? Poi adesso i colleghi magari mi aiuteranno a capire se... Adesso sentiamo anche loro. Nel frattempo vi dico che stanno arrivando tantissimi messaggi di saluti, anche personali, e fanno piacere. Oltre per esempio a amici in comune, conoscenze in comune, come quello di Gaia Missaglia, per esempio Cristoforo ci saluta, Mattia mi fa molto piacere, abbiamo vissuto insieme delle esperienze, come dire, professionali, quindi strettamente legate alla nostra attività calcistica sul campo, è stata un'esperienza per me bellissima,
Ho avuto il piacere in questa settimana di ritrovarvi su temi diversi, perché con Cristoforo abbiamo parlato di scouting di altissimo livello, tanto è la persona preparata come Cristoforo, così come te, preparatissimo mister nella tua attività. Quindi tanti, tanti saluti, ma anche diverse domande. Anzi, io insisto e invito gli amici da casa a porci delle domande di carattere generale su quella che può essere l'attività, che domande su questioni tecniche, su questioni, ma anche di approccio, quindi psicologiche, di qualsiasi tipo, e i nostri relatori vi risponderanno. Per esempio, c'è una domanda, mi sembra che c'è una domanda per te, Mattia, prima che cosa ne pensi, vediamo se la becchiamo ancora. Eccola qua. Ecco, che cosa ne pensi del quadrato? Evidentemente intende un qualche cosa, magari se non ti è preciso il concetto, glielo facciamo chiarire. Ma provo a ipotizzare, nel senso che probabilmente si riferisce io credo che ci sia un obiettivo un pochino più generale rispetto a tutto, no? Che è quello di un po' di trasformare il calcio dei grandi e cercare di redattarlo un po' a misura di bambino, no? Per cui il fatto di non essere così vincolati da tanti sistemi, da tante figure geometriche, dal numero di giocatori, ma cercare di creare delle esercitazioni che siano che i bambini in cui i bambini possono sviluppare tutte le loro capacità, no? Per cui mi viene da pensare il fatto di magari legarsi a, come diceva Fabio, un quadrato piuttosto che un triangolo o quant'altro sia un pochino limitante, no? Si può portare a conoscenza i bambini di alcuni gesti, di alcune dinamiche, diciamo, di mini collaborazioni, chiaramente, però non limitarci a questo, no? Magari, non so, ci sono tantissime esercitazioni sui rombi, ad esempio, sui triangoli, eccetera, però che siano utilizzate con principio, no? E non solamente, io credo, poi magari se Fabio vuole specificare Sì, meglio, io credo sia un po' vediamo, magari così. ci riscrive e ci spiega meglio. Tanto Ok. c'è un'altra domanda, vediamo questa. Dunque, eccola qua, è perfetto. Posso fare una domanda a tutti? Voi nell'attività di base fate fare stretching, chiedo solo per informazione. Chi vuole rispondere? Guarda, parlo io, Orfeo. Vai. Allora, io ho ragazzi già che sono degli esordienti e quindi già attività motoria ne fanno non a livello appunto dell'agonistica, quindi qualcosina cominciano a fare. Io sono del parere che lo stretching vada fatto e ai miei ragazzi lo faccio fare in modo lieve, non pesante, ma viene fatto perché, come sappiamo, i nostri ragazzi purtroppo coordinativa hanno molti più problemi di quando eravamo giovani noi. È un tema questo, Purtroppo. Fabrizio. Fabrizio, questo è un tema che divide molto, eh? Divide molto e Sì, lo molti so, noi lo so, allenatori. infatti. Quindi c'è chi è del parere e c'è chi Infatti. non lo è. Per esempio, tu Gianni, da che parte stai? Ma guarda, io nella mia formazione, diciamo, professionale, tecnica, ho seguito da Poi abbiamo un sacco sempre. di domande, Gianni, sono arrivate un sacco di domande, quindi rispondiamo Bene, sinteticamente certo. così accontentiamo tutti. Sì, no, io nella mia esperienza ho seguito da sempre gli esempi degli allenatori professionisti, no? Quindi ho girato tantissimo, ho cercato di vedere e giustamente come dicevi tu, le correnti sono diverse, no? C'è chi lo stretching lo pratica perché crede che sia importante e chi invece lavora su concetti diversi. Io ho sentito mister professionisti raccontare che lo stretching non era indispensabile, era più importante tra una fase e l'altra dell'allenamento, magari concedere un attimo di svago a livello anche mentale per rilassare non solo il corpo ma anche la mente e ritornare a bomba sull'attività con una predisposizione, diciamo, più
più lineare e corretta, no? Poi è chiaro che ci sono squadre che sono cresciute, educate, facendo in alcune fasi dell'allenamento stretching. Io ad esempio quest'anno ho dei ragazzi che me lo chiedono, no? Quindi essendo, a me piace molto sperimentare, cambiare un po' le tipologie, gli approcci sui lavori che facciamo, no? I miei ragazzi me lo chiedono e quindi c'è anche una buona predisposizione tecnica nel farlo. Lo faccio fare perché vedo che lo fanno in modo corretto, no? Quindi secondo me, come nell'attività nostra, bisogna essere coerenti e fare le cose in cui si crede, no? Quindi sta bene sia una cosa che l'altra. Allora, ci è arrivata una domanda, Gianni, di un nostro istruttore, che però non la faccio, non la giro a te, faccio rispondere a Mattia, è un nostro tecnico, un nostro istruttore a Legnano. Quali sono, se ci sono, i problemi nel coniugare gioco e lavoro, sforzo e piacere nell'attività di base? Io, allora, secondo me la parola sforzo e la parola lavoro sono un po' fuorvianti, nel senso che i bambini hanno questa peculiarità, poi magari Gianni e Fabrizio mi confermano, smentiscono, di dare sempre il massimo, no? Quindi c'è una grande volontà di fare da parte loro, c'è la teoria del tutto e niente, no? nei piccoli. Per cui loro tutte le attività le fanno sempre al massimo delle loro possibilità. Quindi è nostro dovere essere veicolo per proporre attività che siano divertenti, perché il nostro obiettivo è quello che di aumentare l'apprendimento motorio di tutti i bambini che abbiamo. Per cui sapendo che la loro restituzione è quella di andare forte sempre, l'unica nostra missione è quella di proporgli attività che siano per loro divertenti inevitabilmente, perché senza divertimento non c'è apprendimento, no? Per cui viene meno il primo principio per creare un'esercitazione per questa attività. Visto che hai la voce, c'è un'altra domanda da Marco, che ti chiede cosa ne pensi degli aspetti pedagogici e se bisogna formarsi anche sotto questi aspetti. Beh, io credo sia inevitabile assolutamente avere una formazione da questo punto di vista, perché non considerare al giorno d'oggi l'area cognitiva, l'area emotiva e l'area sociale anche dei bambini, quindi intesa come capacità di relazionarsi, quindi essere veicolo per le relazioni tra i bambini, essere anche un facilitatore dal punto di vista emotivo, no? Per cui anche il saper accompagnare i bambini nella gestione delle loro emozioni durante l'attività, sicuramente il punto è che i bambini non vivono, no, compartimenti stagni, per cui poniamo l'esempio: se un bambino ha avuto una giornata particolare a scuola, è compito dell'allenatore riuscire a percepire questo e proporre delle esercitazioni nel modo che in cui appunto il bambino non venga stressato eccessivamente a livello emotivo, no? Per cui avere un'attenzione particolare a queste tre aree, quindi cognitiva, emotiva e sociale, credo sia fondamentale. Tant'è che io stesso, insomma, poi in questo anno sono avuto una formazione come educatore professionale, oltre che a scienze motorie, perché ritenevo necessario conoscere le dinamiche e gli aspetti che sono propri di queste categorie dal punto di vista cognitivo, emotivo e sociale. Insomma. Sì, allora, io sono sempre stato legato all'idea che una seduta di allenamento dovesse e debba svolgersi praticando, sviluppando le tre fasi, quindi la fase, la parte attivazionale, una parte analitica, una parte situazionale. E ritengo che sia, secondo me, a mio parere, perché l'ho provata, l'ho sperimentata, l'ho cambiata, l'ho girata in vari modi, però mi ha date tante soddisfazioni. Voi come lavorate? Quindi io lavoravo sui tre principi dell'allenamento, così era strutturato. Voi seguite come attività di base, lo dico a Fabrizio, alla Pro Patria, lo dico
lo dico a Mattia, ma lo dico anche a Gianni, anche se io so come stiamo lavorando, però insomma lo devono sapere gli amici che ci stanno seguendo da casa. Partiamo da te Gianni, sintetico, vai. Sì, diciamo, il nostro modo di organizzare l'attività, come ti dicevo, è basato sulle fondamenta, quindi io condivido anche quello che diceva Mattia, no? I ragazzi nella prima fase dell'allenamento devono trovare terreno fertile per poter scatenare un po' la loro voglia di essere al campo e di essere disponibili. Quindi la parte introduttiva, che ha come obiettivo quello motorio, ludico, è proprio un'introduzione all'allenamento e va a compensare la loro voglia di scatenarsi e sfrutta un po' l'entusiasmo, no? Poi piano piano si entra nel mento. È chiaro che noi, a differenza di Mattia e di Fabrizio, dobbiamo anche considerare un po' la qualità, no, dei ragazzi che abbiamo. È chiaro che se siamo all'Udinese o alla Propatria, da questo punto di vista magari anche la predisposizione al lavoro, la concentrazione diventa automatica con l'ambiente in cui si sta, no? Noi invece dobbiamo creare anche questa situazione, quindi partendo dal presupposto che l'allenamento deve avere dei contenuti, poi sta a noi modulare, come diceva giustamente Mattia, l'intensità e la qualità dell'allenamento con i contenuti che devono essere, subito dopo aver fatto il primo approccio, di tecnica applicata, devono essere sviluppati con esercizi specifici e dove la parte di collaborazione e impostazione del gioco deve essere riconosciuta. E qui, se scelto di giocare a calcio, pratica un gioco di squadra, quindi deve riconoscere nel contesto della squadra non solo le proprie abilità ma anche quelle dei compagni, le deve riconoscere e le deve saper sfruttare collaborando con loro, no? Quindi le nostre proposte devono andare in quella direzione. Adesso un esercizio, il secondo step del nostro allenamento, che va a recuperare non solo l'aspetto tecnico su cui vogliamo lavorare, ma anche tutta quella parte che diceva Mattia importante di collaborazione e quindi specifica allo sport che stiamo preparando. Dopodiché scusa, no, pensavo che avevi concluso, no, scusami. No, dimmi tu. No, ci scrive il carissimo amico Cristoforo, che peraltro ricordavo prima, ha fatto trasmissione con noi sullo scouting, perché è un uomo scouting, però è stato anche a Udine, ha fatto il responsabile del settore giovanile. Sta ponendo un quesito per Mattia. Mattia, te lo sei già letto? Sì, adesso lo sto leggendo. Sì, io credo sia la prima cosa, no? Per cui prima di poter proporre un'esercitazione, per migliorare un gesto tecnico piuttosto che altro, è necessario che ci sia una connessione, no? tra l'allenatore e i bambini, i ragazzi, ma a qualsiasi età, soprattutto nell'attività di base. Nell'attività di base c'è una peculiarità, nel senso che i bambini tendono a riconoscere una figura di riferimento, per cui tutto quello che noi siamo è sempre comunque giudicato, osservato e in ogni momento, quindi non solo durante l'allenamento ma anche negli spogliatoi ci osservano come ci muoviamo, come parliamo con i loro genitori, per cui il nostro modo di entrare in empatia e di essere prima di tutto un riferimento da seguire è fondamentale, perché altrimenti tutte le proposte tecniche non faranno troppa breccia, no? Soprattutto a partire poi appunto dall'attività di base. Mi viene da pensare ai professionisti, agli adulti, dove magari io ricordo da giocatore di aver vinto un campionato e nessuno sopportava l'allenatore, no? Quindi avevamo fatto gruppo su questo, però si parla di adulti, no? I bambini hanno bisogno di un riferimento. Certo. Fabrizio, a te una bellissima domanda a cui rispondere, di Christian, che ti chiede
dice, quanto ritenete importante la tecnica analitica e quanto la allenate? Ritenete importante che l'istruttore faccia prima lui vedere l'esercizio? Vi dico questo perché ho visto tanti che lo spiegano a voce, ma non lo fanno mai vedere. Ecco, questa seconda parte, secondo me, non è una banalità. È una cosa importante che spesso vediamo, istruttori che propongono delle cose a voce senza mai semplificarle, ma soprattutto spiegarle, motivarle, spiegarle soprattutto gli obiettivi, perché i ragazzi poi sono delle spugne, assorbono tutto, devono capire quello che stanno facendo. Quindi è importante far vedere loro l'esercizio. Fabrizio, vai. Sì, praticamente si basa sul nostro lavoro, sapere, saper fare e saper far fare. Cosa vuol dire questo? Che praticamente noi mister, prima di tutto, dobbiamo, specialmente nell'attività di base, fargli vedere il gesto tecnico, fargli capire la posizione giusta del corpo, dove direzionare la palla. Io solitamente ai miei ragazzi, vabbè, sono già under 13, quindi sono già, appunto, come diceva Gianni, di una qualità abbastanza alta, è molto più semplice, però non si finisce mai da imparare, sia per noi che per loro. Quindi il gesto tecnico va sempre curato e in fase analitica, appunto, tutte le fasi stop, posizionamento, tutte queste cose qua vanno curate nel modo giusto. I dettagli, io dico Nei sempre che sono dettagli, poi, esatto, dico sempre che sono poi i dettagli che fanno la fa la differenza. differenza, perché tante volte le società ci mettono a disposizione attrezzi, strumenti vari, vari Ma cinesini sì. colorati di mille forme, poi però spesso non li utilizziamo come dovremmo utilizzarli, perché come tali dovrebbero essere utilizzati per curare appunto questi dettagli, perché un gesto tecnico debba essere curato e per essere curato tante volte lo strumento ti aiuta, ma se non lo utilizzi come tale, ma solo per buttare lì dei colori e non utilizzi nemmeno i colori per scopi cognitivi, questo viene tutto viene meno, insomma. C'è un'altra domanda per Mattia. Mattia. L'hai letta? Ah, ok, sì. Io su questo, allora, non sono una persona, un tipo di allenatore particolarmente rigoroso su questi aspetti. Nel senso che io credo che privilegiare la plasticità alla fine neuronale dei bambini in questa età dello sviluppo sia fondamentale. Per cui il fatto di proporre esercitazioni sempre diverse o comunque che amplino un pochino il bagaglio di conoscenza esperienziale anche dei bambini sia fondamentale. Questo non vuol dire che non si debba riproporre l'esercitazione per più di una volta durante, insomma, un microciclo settimanale. L'apprendimento, ritornando a quello che diceva Fabrizio, l'imitazione sul fatto del proporre le attività, uno degli apprendimenti più principali e più efficaci è quello proprio per imitazione, no? A questa età, per cui il fatto di proporre un gesto piuttosto che un'altra cosa da noi, come noi primi esempi, è molto efficace. E tornando alla domanda che faceva Marco prima, il fatto di riproporre un allenamento di riproporre un'esercitazione, chiaramente è un modo per fissare alcuni concetti, alcuni principi, anche perché l'apprendimento avviene anche di conseguenza alla ripetizione di alcuni gesti, no? Per cui avere sì un occhio e un'attenzione particolare a proporre e allargare l'esperienza dei nostri bambini e anche il fatto di saper usare e riproporre le esercitazioni per fissarle di più e quindi renderle competenze, no? Certo, Io vorrei sentire volevo anche dire, Gianni. Aspetta, sì, volevo vorrei dire. sentire anche te, Gianni, però fammi fare prima ricordare a chi ci segue da casa che
che sì, noi stiamo facendo queste dirette, le stiamo facendo perché abbiamo un sito internet importante che segue il calcio a 360 gradi, quindi dal calcio femminile, maschile, calcio a 5, dai professionisti di Serie A fino alle scuole calcio, di qualsiasi come dire, provenienza, di qualsiasi livello, quindi dal mondo professionistico al mondo dilettantistico, con una serie di video infinite dove possono andare a trovare anche delle esercitazioni, insomma video, c'è un po' di tutto, ecco, quindi sul sito trovate tutto quello che magari non si riesce a percepire, ad avere per quanto riguarda tutta la nostra attività strettamente legata anche al mondo giovanile, perché il nostro sito è nato un po' per questo qualcosa come 15 anni fa. Gianni, ti ho tolto la parola, ma te la ridò immediatamente. E sì, volevo riagganciarmi un po' alle risposte che ha dato Mattia. No? La prima era la domanda del mio amico Christian Morgandi sulla la capacità e l'abilità di proporre l'esercizio non solo spiegandolo a voce, ma dimostrandolo con un'esecuzione di qualità. No? Ora, io il consiglio che ho sempre dato ai nostri mister è quello: dove noi non arriviamo, sto parlando noi tecnici, ad avere una qualità tale da poter proporre, da poter permetterci di proporre l'esercizio, possiamo utilizzare le abilità che stanno dentro al gruppo, quindi i migliori giocatori tecnici, e attraverso di loro spiegare a tutto il gruppo come eseguire l'esercizio. Non solo spiegarlo, ma vederlo direttamente realizzato sul campo. Quindi questo secondo me è un escamotage utile per dimostrare all'interno del gruppo delle abilità che vengono poi messe a disposizione di tutti. Per quanto riguarda quello che dicevi Forfeo, volevo sottolineare, fare un inciso sulla capacità giustamente che tu hai rilevato di preparare il campo, no? Il campo alcune volte, per quelle che sono le mie esperienze, per quello che vedo, o è troppo ricco di attrezzature, quindi non capisci quale sarà lo sviluppo dell'esercizio, o è troppo povero, quindi troppo scarno e non ci sono riferimenti. Quindi trovare la giusta misura, ci sono ad esempio delle filosofie, i sudamericani lavorano così, tracciano addirittura il campo con i nastri. Quindi ci sono dei riferimenti precisi, ci sono delle aree da occupare o da liberare, quindi spazi liberati, spazi occupati, esercizi tecnici svolti dentro spazi definiti. Quindi per noi usare in arte è un problema, mettere riferimenti lo ritengo sia fondamentale. Quindi strutturare bene, preparare bene il campo è una delle cose su cui, tu sai, avevamo lavorato. C'è ancora molto da fare, ma può essere un metodo importante per creare una buona base per la qualità di un allenamento. Detto poi sulla ricettività, no? Degli esercizi. Ha detto una cosa secondo me corretta, e quando intende, no? Bisogna essere ripetitivi, no? Perché nell'attività di base una delle caratteristiche che dei nostri ragazzini è quella di perdere immediatamente quello che viene acquisito nell'allenamento quotidiano. Quindi noi siamo obbligati a permettere a loro di immaginare quello che è il concetto tecnico o tattico dell'esercizio che stanno per imparare e dovranno poi applicare nella partita. Attraverso però degli esercizi che devono essere diversi. Quindi, Mattia diceva, è preciso. La realizzazione dell'obiettivo si può ottenere attraverso esercitazioni diverse, di diverso livello cognitivo, di diversa difficoltà, quindi per esempio è complicato, mai diversa, però per sviluppare l'abilità diciamo di concetto, no, mentale del nostro giocatore è importante sapere variare. Arrivare a dire concetto, sono d'accordo con me, che Fabrizio, di non considerare i bambini in modo troppo infantile, quindi una loro crescita anche a livello di personalità deve essere aiutata con un atteggiamento nostro che la compagna deve essere già considerato sempre dei bimbi. Secondo me ti aiuta a preparare meglio ad affrontare il mondo.
nelle possibili entrate. Beh, allora, abbiamo tante domande che continuano ad arrivare, però mi piacerebbe anche che per rendere il dibattito ancora più interessante, che ci sia un interscambio anche di domande all'interno del gruppo, del nostro gruppo. Quindi se Gianni hai qualche domanda da fare a Mattia, Mattia a Fabrizio e viceversa, proprio per, come dire, cercare di carpire qualcosa o qualche dubbio, perché nessuno di noi è depositario della ragione, è giusto che noi si abbiano delle convinzioni, ma tante volte queste convinzioni, se siamo umili, le dobbiamo mettere in discussione a vantaggio di una risposta più intelligente, più consona a quello che andiamo a fare. Per cui interscambiamo anche fra di noi, Gianni, se hai qualche domanda da fare a Fabrizio, perché è diverso, prendiamo il contributo più interessante. La faccio ad entrambi, proprio sull'ultimo inciso che vi ho raccontato, no? Ad esempio, quando se proponete un esercizio e volete far crescere il vostro gruppo non solo dal punto di vista tecnico o cognitivo, ma anche dal punto di vista caratteriale, avete delle esercitazioni specifiche, utilizzate dei toni e un atteggiamento particolare. Ecco, questo mi interessa, perché già da piccoli si può fare molto da questo punto di vista. Io ho capito. Non l'ho capita molto la domanda, però se tu l'hai sentito bene, perché si è associato. No, perché va via un po' la voce, va via un po' la voce. Anch'io non tu l'hai sentita, Mattia? Sì, sì, provo a rispondere, vediamo se... sicuramente l'impatto che possiamo avere nella proposta viene recepito dai bambini, no? Per cui il fatto di poter sviluppare un'abilità tecnica in un'esercitazione o anche un'abilità tattica intesa come capacità di scelta o altro può anche essere proposta con obiettivo a livello di temperamento, quindi il fatto di poter ad esempio sviluppare delle sfide, no? Le sfide interne all'interno della situazione tra i ragazzi e quindi aumentare il loro coinvolgimento anche da quel punto di vista lì, no? Per cui, cioè, attraverso la competizione, attraverso la competizione e cercare di comunque non dimenticare l'aspetto ludico, ma si può in maniera positiva anche educare alla competizione, no? Quindi è tutto la questione del temperamento che è necessaria. Allora, c'è un'altra domanda, sempre per te, Mattia. Qual è la cosa più importante per fare gruppo? Mi connetto solo ora e mi scuso se la domanda era già stata fatta. No, non abbiamo ancora affrontato così chiaramente aspetti legati così di psicologia applicata, di mentalità. Quanto è importante, Mattia? Ma è molto importante, perché appunto stiamo parlando di un gioco collettivo, no? Come diceva giustamente Gianni prima, l'aspetto relazionale è fondamentale. È fondamentale, è chiaro che nella fase dello sviluppo dell'io, no? Perché l'attività di base c'è il passaggio, no? Quindi un pochino dall'io a noi, soprattutto dalle categorie pulcini verso gli esordienti, è importantissimo. Far percepire ai bambini che cosa significa il gruppo, l'identità di un gruppo, e saper riconoscere le dinamiche che ci sono. Per cui lavorare in questo senso e favorire soprattutto le relazioni, le dinamiche, è fondamentale. Perché, bene, Fabrizio, c'è una domanda alla quale secondo me devi rispondere tu.
Oggi si vedono sempre più ragazzini con una tecnica di base molto precaria. Quanto lavorare sulla tecnica, stop, passaggi, palleggi? Quanto spazio nelle sedute date e se in tutte le sedute? Cioè, durante la settimana lavorate sempre sulla tecnica individuale, su e quant'altro, insomma, i vari gesti collegati, insomma, quanto ci dedicate a questa attività? Durante un allenamento assolutamente l'80% è portato a fare tecnica di base, ma in tutto, anche nella parte iniziale, quando si fa la parte motoria, viene fatta sempre col pallone. Io penso che nell'attività di base, fino agli esordienti, il pallone sia inevitabilmente sempre tra i piedi dei ragazzi. Io è da 12 anni che faccio attività di base e non ho mai fatto fare giri di campi o scatti o cose senza il pallone, perciò cerco di stimolare il gesto tecnico soprattutto e la tecnica di base. Assolutamente stop, palleggi, usare la testa, perché arrivano agli esordienti e non sanno fare un colpo di testa, o le rimesse laterali. Cioè, tutti questi gesti vanno assolutamente ad ogni allenamento. Infatti. Sparito l'audio. Ah, sì, ecco, ci sono, no, abbiamo avuto un problemino. Avevi esaurito giusto la Sì. risposta. Ecco, ma sull'attività, cioè, sul lavoro tecnico che fate, che dedicate settimanalmente, quanto dedicate, che so, al controllo orientato piuttosto che a un'altra qualità specifica dell'esercizio? Quanto vi dedicate, Gianni? Quanto è importante dedicare alla parte tecnica e suddivisa su quali gesti, soprattutto nell'attività di base. Beh, Su l'attività di quanti? base deve. Allora, ad esempio, tu hai parlato di un gesto tecnico fondamentale, no? In campo i cambi di direzione e quindi i controlli orientati sono fondamentali. Così come è fondamentale il primo controllo. Il primo controllo determina poi la possibilità di pro far proseguire l'azione e quindi di poter giocare. Quindi noi diamo massima attenzione ai controlli orientati perché permettono lo sviluppo del gioco, al primo controllo che ci permette di attivare poi il proseguo dell'azione e di conseguenza poi all'interno di queste attività possiamo già suddividere i controlli orientati e i primi controlli per ruoli. Quindi, la specificità del ruolo ti permette di fare un lavoro mirato, no? Quindi un esercizio, se vogliamo entrare nello specifico, di controllo orientato di un esterno basso piuttosto che di un esterno offensivo, può essere nella stessa zona di campo ben diverso, no? Quindi abbiamo la possibilità, nell'evoluzione dell'allenamento, partendo dal gesto analitico fino ad arrivare all'applicato, di lavorare appunto sulla specificità, ad esempio di un controllo orientato o di un primo controllo per ruolo e per zone di campo occupate. Quindi il lavoro diventa interessante, no? Si costruisce un pezzo del puzzle che va a completare poi l'esperienza tecnica, la capacità di poter sviluppare gioco dentro situazioni che il calcio ti offre sempre diverse e sempre più complesse, insomma. Gianni, Questo è un po' il nostro. ci scrive un amico Giancarlo, ci chiede cosa ne pensiamo della netta distinzione tra gruppo A e B, immagino voglia dire per fascia di età, laddove, per esempio, faccio il caso nostro, a Legnano abbiamo delle categorie che hanno tre squadre, addirittura tre gruppetti, come sta dicendo. Cosa ne pensiamo di questa netta distinzione che talvolta c'è proprio la squadra A, la squadra B, la squadra C, quindi più bravi, meno bravi e quelli che hanno maggiori difficoltà. Cosa ne pensiamo e se lavoriamo così? E poi cos'era il finale della domanda? Vediamo un attimo. Dice, ah ecco, se forse è il caso, non sarebbe il caso opportuno a volte di mischiare i bambini dei vari gruppi, quelli
più formati, con quelli un po' meno, cioè la logica della costruzione dei gruppi e se c'è modo di interagire fra loro, di aiutarli a crescere. Allora, ti dico la mia esperienza, è un argomento delicato, quindi certo. porto un po' con me la mia esperienza e quello che ho cercato sempre di fare, no? E te lo dice uno che non ha mai allenato, perlomeno non spessissimo, squadre di primo livello. Quindi io sono sempre partito dal concetto che la capacità di un mister non si misura soltanto attraverso l'abilità dei giocatori di cui dispone, ma anche attraverso i contenuti e la propria capacità di saper allenare i gruppi, no? Quindi detto questo, bisogna anche riconoscere che, ad esempio, in un'attività di base, normalmente una composizione di gruppi che abbia come base tecnica le capacità individuali viene sempre fatta, no? Quindi questo vuol dire che riconosciamo anche una capacità di comunicazione, cioè se ci sono differenze elevate tra i componenti dello stesso gruppo, il gruppo più evoluto ha difficoltà a comunicare con i compagni che devono crescere, e quindi diventa un problema poi riuscire a realizzare qualcosa di concreto dentro alla situazione di gioco. Detto questo, normalmente noi come ci comportiamo? Pur avendo magari questa distinzione di base ad inizio stagione, all'interno di ogni gruppo cerchiamo, nella prima parte del campionato soprattutto, di far crescere tutti, utilizzando tutti nella giusta misura, e quindi dando la possibilità a tutti di poter essere protagonisti. Nella seconda parte dell'anno, normalmente ci sono dei valori che sono, è la scala reale dei valori di ogni gruppo, no? Quindi lì avviene quella che noi chiamiamo una selezione naturale, no? Che poi anche il mister deve considerare. Quindi nella seconda parte dell'anno normalmente si va a raccogliere i frutti del lavoro dall'inizio della stagione, e quindi è lo stesso gruppo che seleziona all'interno dell'attività chi è più pronto ad avere dei risultati immediati e chi invece deve crescere. Su chi deve crescere, tu lo sai perché questo discorso l'abbiamo già fatto più volte con i nostri tecnici, massima attenzione, massimo rispetto a chi viene a campo e si fa allenare da noi. Quindi la nostra capacità deve essere quella di allenare sempre tutti, comunque ognuno si riconoscerà per il tempo e lo spazio che ha all'interno del proprio gruppo, ma il nostro obiettivo è quello di portare tutti nel corso del tempo, quindi senza mai discriminare o abbandonare nessuno, a raggiungere il massimo livello possibile individualmente. Poi è chiaro che c'è una scala di valori che non sarà molto distante da quello che è la realtà del campo, no? Però massima attenzione e rispetto per chi viene ad allenarsi con noi, e molte volte il campo ci ha dimostrato che i ragazzini che inizialmente avevano difficoltà maggiori sono stati quelli su cui abbiamo costruito e ottenuto le soddisfazioni più grandi. Ecco, questa è un po' la mia esperienza e il mio modo di pensare rispetto a una scala di valori che dobbiamo riconoscere comunque. Certo. C'è una domanda che dopo dovrò girare a Mattia, ma prima vorrei rispondere io a Cristian, che ci chiede se favoriamo, come dire, l'allenamento sul dribbling e quanto ne dedichiamo, quindi lo richiedete spesso alle ragazzi. Sì, io sono fra gli allenatori e gli istruttori che ha sempre, come dire, in ogni allenamento inserito questa specifica attività, cioè di allenare, di insegnare finta e dribbling, che è un aspetto secondo me fondamentale, che poi negli anni avevamo anche perso. Quindi per me è un'attività che va proposta e sviluppata sempre, anche per aspetti non solo tecnici, ma semplicemente perché migliora aspetti caratteriali, nella consapevolezza, la convinzione di riuscire a fare certe cose. Poi saperlo fare in vari modi vuol dire di fronte all'avversario che lo devi saltare, hai più opzioni, ne hai, come dire, ne hai memorizzate tante di soluzioni, quindi puoi scegliere,
hai delle opzioni, scegli quella più adatta. Le prime volte il ragazzino sbaglia, ma la seconda volta trova la risposta, perché l'ha trovata sull'esperienza della prima che ha sbagliato. Quindi più opzioni diamo al ragazzo e più soluzioni ha. Quindi dal punto di vista psicologico migliora questa consapevolezza, questa competenza, e quindi nel calcio voi sapete quanto sia importante e fondamentale oggi l'uno contro uno, cioè vincere lo scontro diretto con l'avversario, che banalmente significa poi andare a creare delle superiorità numeriche in altre zone del campo, ma al di là di quello è importante saper superare l'avversario, che è un'attività che si era un po' persa, perché i nostri predecessori allenatori spesso non volevano che i ragazzi facessero tanti dribbling, ma prediligevano per esempio concetti di possesso palla anche con dei bambini molto piccoli, anziché invece spingerli a questo tipo di attività. Quindi finta e dribbling, secondo me, sempre chi più ne ha ne metta, insomma, sostanzialmente. Quindi veniamo alla domanda, spero di trovarvi d'accordo, altrimenti dite pure la vostra, se no, se siete d'accordo andiamo avanti e passiamo alla seconda domanda. Se no, ecco Gianni, volevi aggiungere qualcosa? Beh, un esempio è il lavoro che hai costruito tu nel nostro movimento calcistico, proponendo l'allenamento individual, no? Noi andiamo con l'allenamento individual a compensare quelle che in alcuni casi possono essere delle carenze di tempo all'interno dell'allenamento classico settimanale, quindi proponendo l'individuo andiamo a lavorare su questi concetti, no? Quindi lì c'è veramente la possibilità, con un lavoro mirato, di andare a costruire quello che è la tecnica individuale, che poi permette di avere la superiorità ed è la qualità vera e la bellezza del calcio, e anche il gesto tecnico di qualità, insomma. Su quello lavoriamo anche separatamente. Sì, no, con me ne ero anche un po' scordato. Allora, devono sapere gli amici da casa, che sono semplicemente dei corsi. Io ho messo insieme questa attività con degli istruttori molto bravi, ma che seguo direttamente, vado sul campo io, quindi facciamo dei corsi per migliorare le qualità tecniche del singolo giocatore. E questo vale sia per i piccini che per i più grandi. Questo ti rende veramente tantissima, un lavoro che rende moltissimo dal punto di vista tecnico, ma soprattutto della consapevolezza dei propri mezzi, ti migliora un po' la personalità e il carattere. Quindi andiamo alla domanda di Mattia. Per Mattia. Oh, il tempo, ragazzi, sta volando, arrivano un sacco di domande, non lo so quando finiamo. Allora, Domenico, brevemente. Io prima parlavo di principi che sono proprio del calcio, quindi principi di gioco, no? Dal quale che ci aiutano poi quindi a capire, a definire quali sono gli obiettivi tecnici, per cui sono chiaramente obiettivi, o meglio principi di gioco, che vanno intesi a livello individuale, quindi il fatto di non fermarsi, come dicevo prima, a un certo numero di giocatori piuttosto che a delle esercitazioni di cui ci innamoriamo, è proprio perché vogliamo sviluppare in ogni bambino il principio, no? Quindi il fatto di riconoscere una situazione, il fatto di usare una propria abilità tecnica in un contesto che sia poi di gioco, no? Quindi per principi parlavo di quello. Poi ci sono i principi dell'alternanza, il modo di proporre le esercitazioni durante la settimana, durante i microcicli, macrocicli, quindi il fatto di diciamo che uno dei principi generali e più importante è quello chiaramente di proporre tutte le attività dal più semplice al più complesso, quindi dal semplice al complesso, però senza essere rigidi da questo punto di vista, no? Possiamo anche sviluppare le stesse cose in maniera al contrario, insomma, no? Questo è un po'. Ci è arrivata una domanda, Fabrizio. Secondo voi raccontare ai bambini le proprie esperienze può essere di aiuto a farli crescere e unire Mister Bambino? Cioè anche per costruire un rapporto migliore, sviluppare il miglior rapporto, quanto è importante, insomma, raccontare le proprie esperienze da allenatore a
ragazzino? Guarda, assolutamente sì. Io ho i miei bambini, racconto soprattutto i miei ragazzi ormai, le esperienze sia da giocatore, sia dalle giovanili che ho fatto nell'Inter. E quindi cioè, queste cose qua loro interessano perché gli fanno capire come può essere il lavoro di gruppo e poi cosa importante, i ragazzi devono raggiungere questa alchimia col proprio mister. Chiaramente io tengo molto al rispetto, però nello stesso tempo quando c'è da scherzare si scherza, perché prima di tutto farli venire con voglia agli allenamenti e aver voglia di rivedere il proprio mister, perché se ci sono istruttori che fanno i capogruppi che non va bene, cioè, secondo me il bambino poi specialmente nell'attività di base deve essere avere un filo comune col mister. Questa è la cosa importante. Bene, le lavorative le racconto. Vorrei ricordare un po' di cose, poi c'è un'ultima domanda e poi magari veniamo ai saluti. Vorrei ricordare quella che è la programmazione di Zona Calcio Fai da Te dei prossimi giorni. Sabato sera alle 6:30 faremo una diretta, avremo come ospite una nutrizionista, per cui argomento molto interessante per addetti ai lavori, ma soprattutto anche per genitori che quindi possono fare delle domande e cogliere delle informazioni molto utili e interessanti. Settimana prossima avremo come sempre le tre dirette settimanali, martedì, giovedì e sabato. Vi anticipo già gli argomenti o quantomeno quali saranno gli ospiti. Vi dico che martedì avremo Maurizio Ganz e Carlo Perrone con Lapo De Carlo e Mauro Suma, quindi sarà una serata magari un po' meno specifica, un po' meno tecnica, ma un po' più divertente. Si parlerà di passato, presente e perché no anche di futuro. Giovedì avremo il coordinatore tecnico dell'attività di base della Lazio, per cui faremo tutta una trasmissione dedicata. E quindi è importante, chi è interessato ovviamente, seguire questa diretta. E sabato prossimo avremo invece il preparatore dei portieri di prima squadra del Cagliari, cioè Brambilla, poi avremo anche il preparatore dei portieri della primavera del Genoa, e insieme gli faremo tante domande e scopriremo tante cose. Vediamo l'ultima domanda e poi andiamo praticamente ai saluti. Buonasera, vediamo un attimo. Quante partite ritenete necessarie che una squadra nell'attività di base, una società professionale, dovrebbe fare a settimana? Io alleno per una società professionistica e spesso capita di dover giocare tornei e partite. Bella domanda, sfondi una porta aperta. Io metterei, caro Paolo, delle limitazioni. Tu alleni per altri professionisti, ma siamo in una realtà dove bisogna sempre giocare continuamente, e io sono un po' contro, è una mia battaglia. Credo che invece si debba andare a una regolamentazione del tema. Io farei rispondere proprio perché, ragazzi, è un'ora e un quarto che siamo in diretta, eh? Non è un record, ma siamo vicini al record, perché c'è molto interesse da parte di chi ci segue. Quindi, sinteticamente, una risposta: chi è a favore e chi è contro di fare tante partite, o comunque come vede, come vorrebbe impostata la settimana dell'attività? Ma se io personalmente penso che dare l'opportunità ai bambini di giocare, fare quello che gli piace, che sono venuti a fare, insomma, no? Con un'attenzione da parte nostra all'aspetto appunto emotivo e anche di stress che può venire di conseguenza, sia importante, cioè nel senso, a me capita spesso, come immagino chi ha fatto la domanda, di giocare il sabato e la domenica. C'è da dire che immagino nella nostra regione, come da tante altre, in tante altre, il fatto di misurarsi magari il sabato con realtà della regione che
anche giocando sotto età, insomma, non creano un ambiente favorevole a nessuno, perché effettivamente c'è difficoltà nel gestire certe situazioni, dal nostro punto di vista e immedesimandoci negli avversari, no? Perché appunto non ci sono situazioni che molto competitive, per cui sono così frustranti per entrambe le parti, no? Per cui il fatto di poter giocare magari la domenica in un contesto diverso non la trovo una cosa troppo difficile da fare. Guardate la provocazione di Cristoforo: io li farei giocare solo fino a 12 anni e non a tutti i torti. Sono arrivate un sacco di domande, ragazzi, ma io non posso tenervi qui. Non lo so, si fa tardi. Rispondo io velocemente a una domanda a un amico che ci chiedeva se è importante, ecco, dare la possibilità di esprimersi così liberamente il proprio potenziale. Certo che bisogna dare la possibilità a loro di esprimere tutto quello che hanno, la loro inventiva, le loro sicurezze, le loro paure, quindi bisogna dare la possibilità di confrontarsi in situazionali di gioco, e quindi tirare fuori tutto, perché anche attraverso il gioco si impara tantissimo sui propri errori, quindi mai come dire, frenarli. Ragazzi, le domande sono tante, che facciamo? No, fa piacere, perché vuol dire che c'è molto interesse da parte di chi ci segue, riceviamo tantissimi complimenti e va bene, dai, io non me la sento di impegnarvi ancora tanto, avete dato tanto, avete trasmesso tanto, credo che la trasmissione di questa sera sia stata importante, utile e interessante, magari forse un po' più per addetti ai lavori, non ce ne vogliano gli appassionati di calcio in generale, i genitori che seguono i bambini, però insomma mi sembra che sia stata di proficua e molto interessante. Io ringrazio, vado per l'ordine così come vi vedo schematicamente, ringrazio Gianni. Grazie Gianni. Grazie Orfeo. Volevo salutare gli amici mister, certo, che mi hanno fatto riconoscere. E come sai, io mi piace lavorare sul campo, quindi se avrò l'occasione con la tua regia di avere ottimi onori che ti ringrazio e che vengono a proporre loro metodi o allenamenti specifici, benvenga, no? Mi di aspetto, un abbraccio. Ringrazio Mattia, perché era un po' che non ci sentivamo, se non per gli auguri di Natale, di Pasqua. Ecco, gli auguri di Pasqua, quindi mi stavo dimenticando, no, ma prima della chiusura mi sarei ricordato. Sì. Spero ci sia modo, se ti fa piacere, di sentirci ancora per altri dibattiti, per altri argomenti, sempre legati al mondo del calcio, ovviamente. Grazie Mattia. Io saluto tutti e soprattutto Gianni e Fabrizio, insomma, ho avuto il piacere di passare un'ora con loro e speriamo di vederci sui campi prima o poi, no? E saluto tutti quelli che ci hanno seguito. Ringrazio Fabrizio, sei stato molto prezioso, prezioso. Non ti dico arrivederci, perché magari ci vediamo fra un paio d'ore casualmente, perché dovete sapere che Fabrizio abitiamo vicino, per cui ci incontriamo anche spesso e ci salutiamo, scambiamo qualche parere così. Per cui io ti ringrazio, perché comunque hai dedicato anche tu come loro del tempo, e spero che ci siano delle altre opportunità, se lo vorrai, di partecipare ad altri dibattiti. Ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito. Grazie a tutti. E buona Pasqua a tutti, e ci risentiamo settimana prossima, sabato, perché si parla di un argomento strettamente legato al mondo del calcio, ma dello sport in generale. Come nutrirsi, come la nutrizione nell'età evolutiva, credo che sia fondamentale, se non importantissima. Dai, ciao, chiudiamo, se no ci impastiamo. Ciao a tutti.